si aprono nuovi spazi e nuovi scenari nel centrodestra salernitano. Nonostante la tenuta a livello nazionale del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia in provincia di Salerno deve fare i conti con lo schieramento azzurro che si riconosce nel ministro degli esteri Antonio Tajani. Forza Italia, nonostante la forte battuta d'arresto dopo la morte di Silvio Berlusconi registrata nel paese, a Salerno e provincia raccoglie nuovi adepti e consensi. Anche la politica giovanile, seguita dall'europarlamentare Lucia Vuolo, che ha raccolto intorno a sé anche alcune espressioni e personalità di spicco del mondo della cultura, dell'associazionismo ed imprenditoriale, starebbe dando i suoi frutti. A Salerno città, per esempio, è ben vista nell'opinione pubblica la discesa in campo del professore universitario e noto avvocato Giuseppe Fauceglia. Come era immaginabile, la crescita e l'apertura di nuovi spazi stanno creando però malumori che toccherà i vertici del partito arpianare. Amareggiato non poco sembra essere l'imprenditore di Castel San Giorgio Nobile di Leo, legato da una profonda amicizia con l'attuale coordinatore nazionale Tajani, che proprio l'inverno scorso ha fatto tappa nel piccolo centro dell'agro, invitato dal circo cittadino di Castel San Giorgio, del quale Di Leo è parte integrante. A lui il coordinatore azzurro avrebbe fatto intendere che sarebbe spettato un ruolo alle prossime elezioni regionali, ma la fuga in avanti delle ultime ore di un imprenditore di San Marzano sul Sarno, divenuto sponsor politico dell'attuale sindaco Carmela Zuottolo, ha scompigliato le carte in tavola, tanto da spingere, pare, Di Leo a rivendicare rapporti di primogeniture e di impegni politici da parte dei vertici azzurri. I due esponenti della classe imprenditoriale del conserviero dell'agro si contenderebbero dunque la designazione per una candidatura territoriale alle prossime regionali, l'uno sostenendo la vice sindaco di Castel San Giorgio, Giustina Galluzzo, l'altro invece caldeggiando in prima persona la causa del sindaco di San Marzano, Zuottolo, alla quale sarebbe stata promessa la candidatura alle regionali in virtù del cambio di casacca della prima cittadina in Forza Italia, non ancora ufficializzato, evidentemente proprio per una tenuta degli equilibri nell'agro nocerino sarnese. Due donne, dunque, entrambe con importanti ruoli amministrativi in piccoli comuni, aspirano ad approdare tra gli scranni del Consiglio regionale della Campania. Ambizioni che potrebbero però costare caro in questo momento al ruolo che entrambe ricoprono nelle rispettive cittadine dell'agro. Ma Forza Italia allo stesso tempo ha lanciato nuovi bond sul mercato. In tema di campagna acquisti pare che anche il sindaco di Pagani, Lello De Prisco, sia stato invitato ad una riflessione sul partito azzurro. Quando si parla di voto nazionale, voto europeo, ho la mia identità, certamente ho delle simpatie più per uno piuttosto che per un altro, però da un punto di vista amministrativo sono civico e tale resto. Un clima dunque preelettorale che già si surriscalda e che potrebbe portare a significativi cambiamenti degli assetti politico-amministrativi del territorio. L'auspicio, in ogni caso, è che da qualunque area politica le indicazioni di candidatura provengano, esse possano essere di peso e di qualità. Per riportare l'agro nocerino sarnese al centro della politica regionale e nazionale, come ormai non lo è più da tempo dimenticato, abbandonato e bypassato dalle scelte strategiche dei grandi partiti e di chi oggi riveste ruoli apicali nel governo nazionale e regionale.